Rete 3. Music. Sicuramente facendo una lettura un po' psicanalitica si potrebbe dire: io sono figlio unico, sono cresciuto fondamentalmente da solo, da solitario. E ho sempre avuto un po' la fissa del lab, no? Che quando ero bambino, ragazzino, era il laboratorio di chimica. Però c'era questa idea del laboratorio, dello spazio nel quale tu ti rinchiudi e fai delle cose in perfetta autonomia e indipendenza dagli altri, dal mondo esterno. L'elettronica si presta moltissimo a questo, perché chiaramente tu puoi produrre un mondo da solo. Buonasera a tutti. La voce che avete appena sentito appartiene a Roberto Raineri Zeit. Per raccontare Roby e tutto ciò che fa e ha fatto, 4 puntate non bastano. Raineri Zeit è un creativo multi e interdisciplinare. È un fotografo, uno scrittore, un autore e un divulgatore con una passione sconfinata per la musica elettronica e i synth modulari analogici vintage, di fronte ai quali si siede su dei cuscini per affrontare l'ignoto di questi strumenti che trasformano l'elettricità in onde sonore, in un rapporto di azione-reazione uomo-macchina e viceversa. È stato il primo nella Svizzera italiana a sperimentare questo mondo sonico e a lasciare dietro di sé una scia di produzioni. La musica che ascoltiamo in questa puntata viene tutta da lì. Io sono nato da mamma tedesca e padre ticinese, quindi sono bilingue. Ho passato una parte della mia adolescenza a Milano, è stata un'esperienza molto arricchente. Mi sono appassionato, mi occupo fondamentalmente di musica elettronica dall'inizio degli anni Ottanta. Parallelamente mi sono sempre occupato anche più professionalmente di fotografia di studio riferita soprattutto al contesto culturale, quindi musei, gallerie, cataloghi d'arte, insomma questa architettura, questo tipo di cose qua, che poi successivamente ho abbandonato e attualmente io lavoro unicamente come autore e ho spostato, diciamo, quasi tutto il mio interesse negli ultimi anni appunto sulla musica elettronica, che produco ma in parte anche divulgo tramite workshop o tramite degli eventi che organizzo o co-organizzo, come il recente Synth Meeting che si è tenuto a Locarno al Gran Rex. Roby, ti presenti come fiero non vaccinato e vivore edonistico. Se vuoi uscire ancora, stai a casa. Semplicemente per una questione di scarsa fiducia in un prodotto che è stato sviluppato in così poco tempo e poi per una grande, forse ingenua e romantica fiducia nella mia capacità di gestire un'eventuale infezione, evitando la chimica, insomma. È passato e i numeri sono bassi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. L'igiene delle mani, la distanza sociale e se abbiamo sintomi compatibili col Covid, chiamiamo il nostro medico e verremo testati. Se siamo positivi, i contatti verranno messi in isolamento. C'è bisogno dell'aiuto di tutti e non dimentichiamo la mascherina. La distanza sociale non è garantita. Non abbassiamo la guardia adesso. E il vivore edonistico? Legato al mio periodo milanese, mia mamma aveva una casa di confezioni negli anni 70-80 a Milano, sono cresciuto un po' in quell'ambiente.
era più la Milano da bere che non l'ambiente che poi avrei frequentato in seguito, soprattutto in Svizzera, che invece era legato piuttosto al mondo dell'arte e della cultura, ecco. Però è rimasta quell'impronta del lato edonistico, gaudente, godersi la vita per la sua unicità in fondo, no? Cioè siamo qui anche per divertirci e per godere un attimo delle cose che la vita ci offre. Roberto Raineri Zeit ha sempre avuto un approccio transmediale. Le sue doti di scrittura negli anni 80 e nei primi 90 lo portano a scrivere di costume giovanile e cultura per alcuni periodici dell'epoca. La passione per la fotografia, già affrontata professionalmente negli anni 70 in ambito tecnico, esplode alla fine degli anni 80 quando vede per caso in un bar il poster di una mostra dedicata al fotografo Alberto Flammer. Mi aveva colpito quel tipo di fotografia che io ancora non conoscevo e mi sono appassionato alla fotografia di oggetti e ho iniziato a lavorare col banco ottico, insomma un po' tutta questa roba qua. È un discorso che ho portato avanti per quasi 20 anni. Sono stato anche per un decennio presidente dell'Associazione Svizzera dei Fotografi di Studio. Poi, con l'affermazione del digitale o di un certo tipo di digitale, mi sono un po' allontanato, ecco, era un imaging che non mi piaceva più di tanto e mi sono dato fondamentalmente all'attività d'autore, prettamente autoriale. Parallelamente ho continuato a coltivare questa passione per la musica elettronica e per il field recording anche. Forse potremmo parlare poi anche un po' dei generi che prediligo, ma questo magari in seconda battuta. Ci sono due eventi che scatenano la prima folgorazione per la musica elettronica. Switched on Bach di Walter, oggi Wendy, Carlos, e una visita al SIM di Milano nella metà degli anni 70. Uno, c'erano questi strumenti, c'era il Mini Moog, c'era anche un piccolo modulare e poi c'erano soprattutto degli impianti piuttosto esoterici, hi-fi, e su uno di questi impianti girava un disco dei Tangerine Dream, Stratosphere, e lì rimasi abbastanza folgorato da questa musica che sentivo per la prima volta dopo Walter Carlos. Così lì è nata un po' la passione, che si concretizzò la prima volta nell'81-82 da un amico che aveva un piccolo synth della Roland, era un System 100. In sua assenza, quando andavo a lavorare, mi lasciava le chiavi, mi lasciava giocherellare con questo affare che all'inizio io assolutamente non capivo nelle sue funzioni. Poi piano piano sono riuscito a capirci qualcosa. Confederation Music. Il tuo primo home studio risale al 1984. Avevi un System 100M della Roland, un registratore a quattro piste, un mixer.
con cui creavi le prime produzioni noise industrial che erano influenzate da Einstürzen, den Neubauten, dall'EBM, dall'elettronica di Sheffield, musica che pubblicavi su cassetta. Che cosa ti aveva stregato di quel modo di fare musica che era così diverso? Credo che sia stata un po' questa idea del ragazzino nerd con la macchina che ti crea un mondo e tu costruisci qualcosa, in questo caso sono dei suoni che poi combini in modo più o meno musicale. Nel 2018 intitolavi un album di Maschine spielt für uns, un titolo premonitore. L'intelligenza artificiale è una grande opportunità o un pericoloso punto di non ritorno? Allora, dobbiamo proprio separare le cose. Die Maschine spielt für uns è un titolo tipicamente kraftwerkiano. Rimanda molto a quell'estetica, ma anche a quella poetica. Di solito noi, quando parliamo dei Kraftwerk, vediamo i componenti della band che stava sul palco, ma c'era un personaggio che stava dietro, che si occupava anche delle grafiche, tra l'altro, che era l'autore dei testi, che fece dei testi straordinari di questo tipo. Ecco, Die Maschine spielt für uns è questa roba qua. È un'impressione romantica alla fine, della macchina che suona per noi. Se andiamo invece a discutere dell'intelligenza artificiale, ci sono delle grandissime potenzialità, ovviamente, ma del resto non è nulla di nuovo. E, non lo so, io sono un filino preoccupato, non per il concetto in sé di intelligenza artificiale, ma dell'uso che se ne potrebbe fare, probabilmente se ne farà. Roberto Raineri-Zeit cura il blog non ancora portato a termine Locarnoff, l'underground musicale locarnese e della Svizzera italiana degli anni 80 e 90. Sono le due decadi che ha vissuto più produttivamente grazie all'accesso a nuove tecnologie musicali e fotografiche. Noi guardavamo comunque a Milano, guardavamo Zurigo, guardavamo Londra, guardavamo Berlino e cercavamo di ricostruire nel nostro piccolissimo quel mondo, quell'esperienza qui, producendo dei supporti sonori in questo caso e anche visivi e organizzando degli eventi che fossero legati alla fruizione e alla divulgazione di questo tipo di cultura o di sottocultura, se vogliamo. La culla della produzione musicale di Roberto Raineri-Zeit è la cantina di Casa Beretta, messa a disposizione dal padre di un'amica e in cui installa un primo pseudo home studio dove nasce Wur, l'entità musicale che partorisce le sue prime produzioni. Che cos'era? La trasposizione tedesca di Ruhr, un dramma degli anni 20, se non erro, di Karel Čapek, che trattava proprio il tema della robotica, di una società basata su dei robot che alla fine prendono il controllo della società e tentano, quantomeno, poi alla fine non ci riescono, credo, per fortuna, a sostituirsi agli umani. Roberto Raineri-Zeit è stato il primo a fare queste cose alle nostre latitudini, con Wur, cose molto spontanee e viscerali. Ci sono due cassettine di quel periodo che potete ritrovare su Discogs. È roba industrial, la metà strada tra Einstürzen den Neubauten e Test Department. Thank you.
parlando di underground, di sperimentazione, cultura indipendente e soprattutto luoghi di espressione, si stava meglio in quelle due decadi o oggi, Roby? Ma io credo che si stava bene allora come si sta bene oggi, sotto due punti di vista completamente diversi. All'epoca noi avevamo pochissimi spazi. Io mi ricordo ancora organizzavo dei concerti al Bar Sport, che tutti conoscono, a Locarno, che allora era diverso da come è strutturato oggi lo spazio. Però in compenso quegli spazi erano molto frequentati e molto mirati, cioè tu sapevi che andavi lì e trovavi un certo tipo di proposta, un certo tipo di gente. Oggi mi sembra tutto molto più frammentato, tutto un po' già molto vissuto, quindi quanto ciò sia ancora interessante non lo so. Nel 1997 hai pubblicato Il luogo che non c'è, edito da Casagrande, un libro dedicato ai primi esperimenti di autogestione nella Svizzera italiana, in cui fai una distinzione iniziale tra il locarnese, dove manca una massa critica, e Lugano, dove i numeri consentono appunto la nascita di una realtà autonoma. Sappiamo tutti come è andata a finire. Perché nella Svizzera italiana è così difficile far funzionare queste cose? Nella realtà della Svizzera tedesca, e forse anche in Italia, ma conosco meno la scena italiana, alla fine si è creata una collaborazione abbastanza stretta con le istituzioni. E in Ticino il rapporto è sempre stato molto conflittuale. In più c'è anche una preclusione ideologica. Determinate forze politiche, non sto qui a fare nomi, non vedono assolutamente di buon occhio lo sviluppo di questo tipo di controculture per varie ragioni. Questo atteggiamento è molto meno presente nella Svizzera tedesca, quindi probabilmente anche per questo motivo lì ha funzionato meglio. Però è chiaro che dobbiamo intenderci, perché se noi parliamo della Rote Fabrik, che inizia con un atteggiamento molto di rottura e molto di confronto con le istituzioni, poi naturalmente la Rote Fabrik diventa parte dell'offerta istituzionale zurighese, quindi diventa una cosa altra da quello che erano le sue origini. I graffiti soffrono dello stesso male. Mi riferisco a Ticino Graffiti, che hai pubblicato nel 91 con Edizioni Z. Ma i graffiti sono stati ampiamente istituzionalizzati e sdoganati già negli anni 90 in Ticino, credo, cioè ci sono spazi appositi, hanno perso secondo me totalmente, ma da decenni già, la loro finalità originaria, no? È un prodotto di consumo, è anche un prodotto artistico ben fatto, in molti casi, che non ha più nulla di eversivo o di controculturale. Salvo forse qualcuno che lo fa ancora in spazi nei quali non è permesso e quindi con rischio di multa o quant'altro, insomma. Thank you.
Confederation Music. Roby, mi rendo conto che abbiamo raccontato soprattutto il passato. È lì dentro che ti trovi meglio. Una domanda interessante questa. In realtà io sono un po' nostalgico, non lo metto in dubbio. Ci sono due fattori fondamentali. Uno era la componente di innovazione, di novità in quello che noi facevamo. Era qualcosa di nuovo per noi. Le culture che si erano, le forme espressive che si erano già sviluppate in contesti metropolitani 10 anni prima. Venivano ancora vissuti soprattutto qua come qualcosa di innovativo, interessante, di progressivo. Oggi io continuo fondamentalmente con lo stesso tipo di estetica in un certo senso. Il grande vantaggio del contesto attuale è che hai la possibilità di divulgare tutto questo in un modo molto più semplice da un lato e soprattutto a dei costi irrisori. La tecnologia di allora era da un lato affascinante, ma non permetteva assolutamente di fare quello che si riesce a fare oggi, anche in termini di qualità del suono, banalmente. Sia quell'epoca sia il contesto attuale sono comunque estremamente interessanti per un creativo, perché poi è quello che è determinante, la tua capacità di riuscire anche a rinnovarti pur nella continuità, nel senso che io continuo a fare un po' le stesse cose, ma con delle forme diverse che sono anche rese possibili, ma anche condizionate dalle tecnologie di cui disponiamo oggi. Dal 1993 il tuo volto musicale sperimentale da VUR è diventato controlvoltage.org. Che nome è? È semplicemente il control voltage, cioè il sistema di gestione tecnica proprio dei sintetizzatori analogici, quindi sono controllati in voltaggio, per cui da cui appunto questa sigla che ha sostituito VUR, che è molto coerente alla fine con il tipo di cose che faccio, ecco. L'ultima tua pubblicazione è di Uran Machine, che è una rivisitazione della colonna sonora della serie di HBO Chernobyl. Perché hai scelto quel soggetto? Allora, The Uran Machine è nato da un ascolto comparato. Io avevo prodotto tutta una serie di basi, fondamentalmente, non erano ancora dei pezzi finiti, un po' la Konrad Schnitzler, ma anche con delle atmosfere molto dark ambient, molto cinematiche alla fine, ma erano lì, era periodo Covid. Mi capitò di vedere la serie e in particolare chiaramente di sentire la colonna sonora e ho trovato delle similitudini, per cui mi sono detto ma sì, facciamo un alternate album di Chernobyl, anche se i brani sono diversi, perché diciamo che The Uran Machine sono dei brani piuttosto lunghi, sempre cinematici, molto scuri, ma se guardiamo la colonna sonora originale sono piuttosto dei frammenti brevi, i miei sono di mediamente 3-4 minuti l'uno. C'è stato questo accostamento estetico più o meno casuale sul quale poi ho lavorato, riprendendo queste basi e sviluppandole con l'idea di quell'evento in testa. Roberto Raineri-Zeit è stato coinvolto nell'organizzazione della prima edizione ticinese dello Swiss Synthesizer Meeting, un incontro tra amici appassionati di sintetizzatori, solitamente tenuto in spazi privati, durante i quali si producono sessioni elettroniche di alta qualità. Quest'anno si è pensato, cioè loro, questo gruppo di appassionati, ha pensato di portarlo in Ticino e mi hanno chiesto, guarda, vorremmo venire in Ticino e ci dai una mano a organizzarlo, fondamentalmente. Io ho proposto di farlo però pubblicamente e gratuitamente e di farlo al Gran Rex, che è una sala fantastica, sia come impianto audio sia come impianto video, ed è stato un successone. Poi se diventerà un appuntamento fisso in Ticino, questo non lo so. Diciamo, io non faccio parte del gruppo dei musicisti, non mi sono occupato della parte prettamente musicale, mi sono occupato un po' dell'organizzazione in loco e poi della parte di comunicazione.
Roby, siamo addirittura d'arrivo. Qual è il fuoco che alimenta tutta questa creatività? Direi molto banalmente una passione per questo tipo di sonorità, anche di oggetti, perché c'è anche un lato feticistico in questo, no? Perché poi io ho una predilezione per determinati strumenti, cioè io ho soprattutto strumenti vintage, ho un Mini Moog, un EMS, un Moog 15, avevo anche altri che ho venduto, sempre ho avuto una predilezione per una categoria precisa di strumenti analogici. Sono meno interessato ad esempio al modulare moderno, al modulare Eurorack. C'è anche un aspetto di legato un po' al collezionismo, forse, non come forma di investimento, non mi interessa, ma il piacere di avere questo tipo di strumenti per le sonorità veramente uniche, caratteristiche che sono in grado di produrre. Questa mia creatività è sempre esistita, sì, da quando ero bambino. Per chiudere questa puntata hai proposto qualcosa di oscuro. Deutscher Herbst, che viene dall'album Die Maschine spielt für uns. Che cos'è? L'autunno tedesco fu il periodo del, se non erro, inizio anni 80, fine 70, adesso non ricordo con esattezza, in cui imperversava la RAF, Rotherm e Fraktion. E con questo concetto si riferisce proprio a quella stagione del terrorismo tedesco, sulla quale, per la sua drammaticità, cioè non c'è nessuna adesione ideologica ovviamente, ma per la drammaticità degli eventi ho voluto costruirci un pezzo che è appunto un fonocollage su basi elettroniche di annunci del telegiornale dell'epoca, no? Che annunciava appunto il rapimento di, piuttosto che lo sparamento di, piuttosto che l'arresto di. Questa è una cosa che trovo abbastanza interessante. La produzione musicale di controlvoltage.org è ascoltabile su Bandcamp. Tutto il mondo di Roberto Raineri Zeit invece al sito raineri-zeit.com. Grazie mille per il tuo tempo e buona musica. Grazie a te Marco, grazie a voi. Settimana prossima saranno con noi Barbara Lenoff e Aris Bassetti con Drum to Death, l'ultimo album dei Peter Kernel. Confederation Music torna domenica sera alla stessa ora. Vi lascio con controlvoltage.org e Deutscher Herbst. Buona serata. Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Sechs Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer heute Abend ermordet aufgefunden worden. Der Leichnam lag in Mühlhausen-Elsass im Kofferraum eines grünen Audi 100 mit den deutschen polizeilichen Kennzeichen KG AM 460. Die Todesursache ist nach letztem Bericht noch nicht völlig klar. Verschiedenen Agenturen wurden nur davon gesprochen, dass Schleyer erschossen worden ist. Nachrichtenagentur AfD eine andere Darstellung. Danach wurde Schleyer in brutaler Weise gekillt. Die 30-jährige Irmgard Schleyer ist inzwischen außer Lebensgefahr. Sie war zunächst in das Stuttgarter Krankenhaus und dann im Laufe des Vormittags zur Universität Klinik nach München gebracht worden. Hängte sich am Fenster. Was ich heute früh da oben im siebten Stock in der Anstalt getan hat, ist auch nach einer Pressekonferenz des baden-württembergischen Justizministers Bender noch nicht klar. Es ist schließlich auch völlig ungeklärt, wie die vier Häftlinge überhaupt Bescheid davon bekommen haben, dass das Manöver in Mogadischu gelungen war, dass also die Geiseln frei war und damit die Chance gesunken war, dass sie selbst dort noch freigepresst werden konnten. Nicht anders. Vier Tote als die Nachricht, die es wegen unseres Staates vom Mord an Jürgen verlängern seit heute Abend die Reihe der Opfer als die Morde an Huber, Gerüchter und Göhling. Wir waren uns darüber stets im Klaren. Noch nicht am Ende ihrer kriminellen Energie. Confederation Music. Radio Televisione Svizzera.